night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Che è caldo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tenete d'occhio un indicatore qui, eh? Perché ora è a 4 bar di pressione. Perché l'ho appena messo a moto. Ora si va a prendere l'olio. Vedrete tutto, ecco qua, già oscilla la pressione, fa un po' come gli pare. Non so se vedete anche l'indicatore di temperatura, ma sta a zero. Giustamente l'ho appena accesa. Vagabondo! Sei litri d'olio e il filtro. Piano con la portiera perché sennò il vetro scoppia. Ero troppo ottimista.
iniziando a sudare, ancora non ho fatto niente. Ora devo andare a ritirare un pacco dal tabacchino, perché il corriere, invece di lasciarlo dal mio babbo così, senza autorizzazione mia, senza autorizzazione di nessuno, ha preso e ha portato il pacco a questo tabacchino. È il nuovo sistema di consegna dei corrieri questo, capito? L'ho fatto per un bel po' anch'io come lavoro. Senti, ma se io passo di qua faccio prima. Pasquale, la apre a 1, cambia poco, anche perché bisogna, lo faccio tagliando tutti i posti. Ma non è possibile, dove giri di giri c'è il traffico.
comincia ad andare oltre un certo numero di giri, ora proprio perché è a secco d'olio. Ventola con condizionatore, thank you.
macchina, c'è il dosso, il dissuasore, tutto fuoco, vai, se si piega si è piegata. Miseria, stavo per dirne altri. Io ormai un po' di chilometri sul groppone ce l'ho, e soprattutto per il lavoro che faccio, le strade che ci sono in giro per il paese fanno veramente schifo. E col camion, ragazzi, sono botte nella schiena. Quasi come mettersi a sedere su un panchetto e farsi dare delle bastonate da qualcuno dietro la schiena, uguale. È qualcosa di vergognoso, e nel 2024 non riescono a fare una strada decente che mantenga almeno per 10 anni, 20 anni un manto stradale, non ti dico perfetto, ma adeguato. Cioè, la strada dell'antica Roma, quella ancora oggi è ancora perfetta. E nel 2024 gli ingegneri che hanno studiato non sono in grado di fare una strada decente. So, forse andranno a risparmio, e quella dell'antica Roma c'erano gli schiavi, quindi non erano pagati. Cosa ti fermi? Vai, coglione!
te la spingo, te la spingo, te la spingo. Tanto se non ce la fai a fare la salita di quinta. Finestrino, sembra di essere nel forno di casa. Che bello fare le guide di sabato mattina. Ma l'istruttore in questa macchina? Ce l'ha 18 anni almeno. Cazzo, almeno avesse un bilio. Così la ribalta per scaricare i cani, no? Comoda, direi. E ti capisco, però insomma ora dov'era? Di quarta macchina, eccolo lì. C'è pure posto qui, vale. Aperto, è aperto. Vado e torno, ragazzi. E anche questa è ritirata.
lascerò tutto come si vede, magari velocizzerò un po' le parti non interessanti, insomma la parte diciamo dove sono venuto a prendere il pacco, a camminare lungo la strada e... però la parte dove inizio a far tagliando la lascio tutta, perché voglio che capiate, chi mi ha commentato nel video, ora non me ne ricordo, del fatto della pressione a olio, voglio che capiate che quando ho detto, caricando quel video, problemi di pressione a olio, l'ho detto sia prima ancora di caricare quel video lì e successivamente nei commenti di quel video, avevo detto e ribadito che lì, lo strumento lì funziona e il problema era semplicemente che mancava l'olio. Ora quando arrivo dal mio babbo, parcheggio la macchina, tiro fuori l'asta e vi faccio vedere quanto olio c'è nel motore. Ho la posizione, tiro giù l'olio che c'è dentro, così vi rendete conto di quanto olio effettivamente era rimasto dentro il motore. Ora con questo non voglio dire che dovete usare le macchine anche senza olio di questo tipo, perché senza olio non è buono per i motori e questo si sa, però io avendo fatto dei trattamenti all'olio, ora poi vedrete anche che colore avrà questo olio quando viene giù, non è un problema di guarnizione di testata, acqua, olio, niente di tutto ciò. L'olio avrà un colore, color crema, ma semplicemente ha quel colore lì perché io nell'ultimo tagliando, quello che sono fuori di 3000 km ora, ci misi l'additivo, quello trattamento ceramico. Allora non vi nascondo che la signora, dopo avergli fatto quei trattamenti lì, l'additivo per la pulizia di tutti i condotti dell'olio, perché ci misi prima quello, poi scolai l'olio perché dovevo tirar via l'olio, l'additivo quello per le trasudazioni, l'additivo ceramico. Allora non vi nascondo che avendo fatto questi trattamenti qui, lei, se la tratto come ora, una guida normale, una guida tranquilla, è riuscita a farmi, sentite bene, 14 km al litro con la benzina. Perché la settimana scorsa quando portai, no, no, la settimana scorsa, due settimane fa quando portai la Panda del mio babbo a fare la revisione, con i litri di benzina che avevo messo dentro, che erano mi sembra intorno ai 18-20 litri, da fare del genere, perché ci misi 30 euro, erano sì, intorno ai 15 litri, mi ha fatto la bellezza di 290 km. Cioè no, 210 km, scusatemi. E 210 km per 15 litri sono quasi 14 km il litro. Allora, intanto andiamo ad aprire il garage, così.
ho messo.